Sì. Grazie.
Organizzato dall'associazione La Bormentis, si è appena terminato. Abbiamo tutti i vincitori, tra un po' ci sarà la premiazione, quindi se vi avvicinate a noi è meglio. Adesso ci sarà un amico di Mario Guida, il signor Armando Bove, che ci allieterà con un po' di cabaret, un po'... sarà una cosa divertente, quindi avvicinatevi un pochino, un poco tutti. Grazie. Se vuoi
allora cercami di più, tornerò, solo se ritorni tu. Sono stato invadente, eccessivo lo so, il pagliaccio ti serve, anche quello era amore, però questa vita ci ha puliti già, rompe quelle verità che ci sono rimaste dentro. Oggi che la vita che si fa, come finta l'allegria, quanti amaro disincanto. Io sono qui, insultami, feriscimi, sono così, tu prendimi o cancellami. Adesso sì, tu mi dirai che uomo mai. Sì, la verità ora lo so, io così scettico. Adesso so che la felicità non è un ostacolo. Sprecando quasi tutta l'energia, convinto che il mio mondo fosse là, per sempre disponibile, per sempre, senza dolore, senza falsità. Un concerto dentro me, la mia strada so qual è. Siamo foreste, ci sei più, se tu non ci sei più. E dimmi perché in questo giro tondo d'anime non c'è, no, un posto per scrollarsi via di dosso. Ringrazio ovviamente tutte le persone che hanno partecipato, il Bar Crystal che comunque ci ha concesso il biliardino tutte le sere, anche nelle serate di pioggia proprio il bar, e il comune che comunque ci ha dato la possibilità di organizzare questo torneo. Ci ha fatto un immenso piacere vedere che comunque più generazioni hanno partecipato a questo torneo. L'anno prossimo cercheremo di organizzarci in modo diverso, cercheremo anche di fare più squadre, dividerle anche in modo differente, perché abbiamo appunto notato che molte persone partecipano a questa cosa. Ringrazio in modo particolare Mario Guida, perché con noi in modo particolare proprio è legato a noi tantissimo, e ogni volta che facciamo qualcosa è sempre presente e non ci nega mai nulla, ovviamente senza alcun fine, quindi questo ci tengo a precisare. Per quest'anno le premiazioni, vabbè, sono primo, secondo e terzo posto, e poi abbiamo fatto un piccolo omaggio, diciamo, il miglior nome squadra.
e la prima appunto squadra che verrà premiata è proprio questa, e vince, trovate una scusa, gli Advin, che voglio dire, non sono arrivati proprio alla fine, però viene a ritirare il premio Pietro, il capitano della squadra. Infatti, complimenti per la scusa trovata. Girati di là. Ok, con il presidente ovviamente. Ok, poi terzo classificato The Lions, che però non vedo Alterio. Vieni tu, Mr. Crystal. Le Iene, vengono Davide e Aldo ovviamente a ritirare il premio. Facciamo un applauso ai vincitori, sono arrivati secondi, si sono sudati tutte le partite o quasi. Ok, e vincono il primo torneo Calcio Balilla in piazza Aldo Moro Accesa, organizzato appunto dalla Bormentis, i Rottweiler, Mirko e Enzo. Facciamo un applauso, bello sentito. Grazie. Guardami una scusa, chiedo bene pure. Ringrazio gli organizzatori di questo torneo, mi sono divertito. Ringrazio il mio amico di squadra per avermi aiutato a vincere questo torneo. Vi ringrazio tutti e buona serata. Bene. Trovate una scusa e già dove non ti chini, chi no? Siamo con Mirko e Enzo, i vincitori del primo torneo di Calcio Balilla. Un vostro commento su questo torneo? Vorrei ringraziare tutta l'associazione, che è stato una bella, un bel torneo di Calcio Balilla. Ringrazio a Edi, a Lille, a Angel, a Shoshun, a Pasquale e tutti gli altri. E vorrei fare i complimenti al mio amico Vincenzo, detto Fustino. Ragazzi, da no comment. Enzo, tu? Io ringrazio il mio amico per avermi aiutato a vincere questo torneo, ripeto, è stato anche lui bravo, senza togliere niente a lui. Sono contento di averlo vinto. Ringrazio a tutti quanti. All'anno prossimo, allora. All'anno prossimo, sì.